e oggi è domenica. Allora. Manca poco agli esami, manca poco al programma della televendita. Dopo quello che mi ha risposto ieri, quasi quasi lo sfanculerei, anche perché tanto siamo poveri, quindi. Oggi vi offriamo il set sicurezza domestica. Vivete da soli? Vi sentite insicuri per questi tempi pericolosi? Niente paura. Una torcia accecante? Ne riceverete ben tre, rendendo la vostra casa una fortezza impenetrabile. Oh, santo cielo, che meraviglia! Ma aspettate, non è tutto. Lo spray congelate, indovinate la quantità? 3 per 2980 yen. Disponibile solo oggi. Avete sentito bene, solo oggi. Non ne vale la pena, qualsiasi cosa sia. Chissà se però Maya ci direbbe qualcosa sugli esami. Allora, onestamente, mi sto loggando, ecco appunto. Andiamo a vedere, giusto per sicurezza. No, non c'è neanche, quindi non ci siamo neanche posti il problema. Non penso che il nostro legame si rafforzerà ancora. Però succede perché dobbiamo fare qualcosa di specifico o perché non abbiamo fatto giuste risposte? Perché tanto né i vecchietti né a quanto pare neanche lei possiamo aumentarla. Quindi proverei a vedere se... Beh, potrei anche andare al cinema. Potrei lavorare qui, è vero. Lavorare part-time aumenta sapere e coraggio. Vabbè, fosse sempre facile trovare il lavoro così, voglio dire. Ho dato il massimo al lavoro part-time al cinema. Nel tempo libero ho letto delle brochure, ho studiato il film di tendenza. Ci sono state delle lamentele per i clienti molesti e mi sono fatto sentire. Vabbè. Bravissimo, beh, ecco la tua paga. Quanto, scusami? Oh, non me l'ha fatto vedere. Quant'era? 4.500? Sapere e coraggio. Peccato, nessuna delle due è aumentata. Va bene, meglio che nulla, dai. Stavo pensando, però... Forse solo un blocco dato dal momento. Forse lasciando un po' di tempo magari si sblocca, non lo so. Di certo lo saprai, ma gli esami intermedi iniziano domani. Visto che hai passato molto tempo nel Tartaro, il minimo che posso fare è aiutarti a studiare. A tal proposito, ho organizzato un gruppo di studio per oggi. Ho già invitato gli altri nel dormitorio, quindi se hai tempo gradirei che venissi. Sì signora. Ah, ci siete proprio tutti e siete vestiti eleganti. Perché stare vestiti di casa quando possiamo vestirci ciò con la giacca di pelle o col piumino addosso? Ma perché sì, voglio dire. D'accordo, tanto di meglio, non avevamo da fare. Studiamo tutti assieme come dei bravi amichetti. Ti senti preparato adeguatamente? Sarebbe un problema se trascurassi gli studi per via delle nostre attività extracurricolari. Non si potrà recuperare tutto, ma abbiamo deciso di tenere una sessione di studio collettivo oggi. Non è obbligatorio ovviamente, ma se ti va puoi unirti a noi. Mi unirò al gruppo. Yes. Va bene allora, siediti e cominciamo. Guarda Junpei com'è bello, bello preso lui, eh? A quanto pare non abbastanza. Esatto. Sei influenzato. Ah, pensavo... Junpei, studia, porca puttana, non disturbare. Esatto, ho una certa fame. Ti dà fastidio? Vai dall'altra parte. Quanto ci facevi che lo sapevo che avevo ragione su di lui? Oh, hanaseru sune, Sanada-san. Magari adesso Yukari ci sente e si offende. Esatto. Mi sa che parla di cibo lui, eh. Lo sapevo. C'avevo ragione su di lui. È proprio uno che non ci pensa a queste cose. Ho la culina in bocca. Non vedevo l'ora. Ecco, ti pareva. Vai tranquilla, io non lo perdo. Questo qua accanto mi sa di sì, eh. Il profumo del gyudon mi ha dato una carica ancora più forte. Quanti punti studio? Quella, 3 punti. Aumentiamo? No, peccato. Ci speravo, onesto. Un coglione. Ecco, ti pareva. Ti dispiace? Vabbè.
単純すぎでしょ。あ、quanto pare。よし、ここまでにしよう。夜食もほどほどにな。Sì, signora. Bon, finalmente partono gli esami. Lunedì. Despite everything is still you. Oggi iniziano gli esami intermedi del primo quadrimestre. Dureranno 6 giorni. Minchia. Forse è come in Persona 4 che comunque i primi 3-4 giorni li fai effettivamente, gli altri sono in automatico. Scopriamolo. Hai studiato? No, sono un mulo. Ciotto! Oh no, oggi c'è il test. Ieri non ho studiato nulla, mi sono addormentata. Ma dai, non devi inventarti bugie ogni volta. Non credi che sia scortese nei confronti di chi non ha studiato davvero? Certo, è bello essere una cervellona, ma devi rispettare anche i sentimenti altrui. Vabbè, smetti di rompere. Ascoltandoti ho dimenticato 5 parole del vocabolario. La notte scorsa mi sono ammazzato di studio e ora mi tocca memorizzarle di nuovo. Wow. Che bel discorso. Ok, i nostri primissimi esami. Vediamo su che cosa sono, tra l'altro. Acqua. Com'è bello posato lui. Che bella musichetta. Bellina. L'ultima domanda era un po' complicata, ma credo di aver fatto un buon lavoro. Ah, sono automatici? Non devo rispondere? Davvero? Pare strano. Questa domanda mi sembra familiare. Ah, ok. Qual è l'altra espressione per descrivere la malattia di maggio? Il May Blues, e lo sapevamo. Questa era facile. Ho la sensazione che sia la risposta giusta. Facile. Ah, una domanda al giorno, facciamo? Wow, passano in un lampo sti esami, eh? Mamma mia, ma proprio... Questa domanda mi sembra familiare, vediamo. Che cosa usò Leon Foucault nel suo esperimento per la rotazione terrestre? Ma è una mia impressione, sono molto semplici. Il pendolo. Mi sembra di aver dato la risposta giusta. Prossima domanda. Dai, dai, dai. La domanda mi sembra familiare. Che cosa genera un pantografo? Questo è facile, elettricità, aria fredda. Così, aria fritta. Saremo tra i primi 10? Forse hai bisogno anche del sapere, oltre le risposte giuste. Nel caso, comunque, mi sembra che siamo andati benissimo. La musica, però. Questa domanda mi sembra familiare. In quale periodo storico venivano più comunemente usate i keizuka? Ecco, questo effettivamente non lo posso sapere. Anche avendo fatto tutte le lezioni che abbiamo seguito, non posso sapere onestamente queste cose giapponesi. Ok, ammetto che questo sono dovuto andarlo a cercare, il Jomon. Vediamo, risposta corretta, perfetto. Ok, questa non potevo neanche immaginarla di sapere, onesto. Perfetto, ultimo giorno degli esami. Ehi, Star, gli esami intermedi finiscono oggi, eh? Se il dottore mi darà l'ok, potrò combattere di nuovo con voi, finalmente. Comunque, devo chiederti un favore. Hai fatto un ottimo lavoro nel scegliere in quale giorno esplorare il Tartaro e nel guidare la squadra. Non sembri nemmeno avere problemi a riguardo, per cui continua pure tu. Perfetto. In questo modo potrò concentrarmi direttamente sugli allenamenti. Che ne dici? Perfetto, come vuoi. Basta che ti unisci a noi. Ottimo. Ho già parlato con Mitsuri ed è d'accordo. Buona fortuna. Dai, ultimo giorno degli esami, forza. Ultima domanda? Questa mi sembra familiare. Credo che sia andata bene. Ah, perfetto. Era finta. Ottimo. Ho finito gli esami per oggi. E vai. Chissà quanto ci mette a pubblicarli i voti. Come ci si sente essere liberi? È la parte migliore degli esami. Chi se ne importa dei voti che ci danno? Ma cavolo, scommetto che quando vedrò i miei voti mi deprimerò. Vabbè, e allora che cosa è servito, scusami? Beh, dal momento che indosso già la tuta, oggi credo che sfiderò Ramon Notaia. Perché sì, voglio dire, va bene, con quel ginocchio rotto che c'hai, certo. Finalmente gli esami si sono conclusi. Erano difficilissimi, ora voglio soltanto rilassarmi. Buon per te. Allora, ok, ok. Confident?
Non so chi scegliere. Quella, Bookwork è aperto. Ultimamente mia moglie dice che vorrebbe vedere Phoenix Chan. Per quanto ho detto che dobbiamo bilanciare un po' tutti quanti, io voglio andare con lei. Ho deciso che è la mia waifu lei. Ciao Starkun, gli esami sono finalmente finiti, eh? Bravo, ce l'hai fatta. Studiare non ti ha stancato troppo, vero? Oggi niente allenamenti, è il momento perfetto per rilassarsi. Ti va di uscire insieme se stai andando? Non abbiamo Valkyria. Perdonami un attimo. Anzi, vediamo anche... Esatto, se Elizabeth ha qualcosa di nuovo. Sento che il potere che cresce in te deriva dai legami che hai stretto e coltivato. Ecco, non sarà molto, ma è il mio dono per te. Ti prego di accettarlo. Ah, quindi non dobbiamo neanche entrare. Perfetto. Ok, non ci sono richieste nuove. Perfetto. E allora vado a prendermi Valkyria. Ok, torniamo da lei ora. Sento di poter rafforzare grazie a Valkyria che presto ci avvicineremo. Perfetto. Passiamo il tempo con lei allora. Ottimo. Dove possiamo andare? Andiamo a mangiare qualcosa? Un po' di karaoke. Dai, decidiamo per strada. Che carina che è comunque. E si sono sciolti tutti, immagino. Vabbè. Fai pure. Che belle calzine che c'ha. Una lettera. Che è successo? C'è della gomma da masticare nell'armadietto di Yuko. Wow, che stronzi. Quindi sai chi è stato? Vuoi che ci penso io? Beh, non è una buona cosa, sorella, eh? Sarebbe anche la cosa giusta, magari? Ma, onestamente, anche se ti fai sentire, io... Comunque ti reputo una brava ragazza. Quindi vuoi cercare qualcosa di nuovo? Interessante. Ecco. Quanto ci... È una Gyaru? Sì, sono due Gyaru del cacchio. Ti pareva? E poi che cazzo volete? Beh, se ne fossi capace magari potresti. Però non è così, quindi mi dispiace. Allora, senti un po', pezzo di merda. Onestamente parlando, non avete un briciolo della sua bellezza, puttanelle. Che stronzette comunque che siete. Esatto. Stronzetta. Troiette. Sai che mi aspettavo ci venisse tipo addosso? Ci desse una spallata, però non sarebbe stata una roba signorile. No. E che problema c'è, tranquilla? Amiche tue direi proprio di no, quindi. Non è un problema, davvero. Non potrei mai farmi un'idea sbagliata di te, tranquilla. Dai, andiamo. Ok. Ok. Ah, quindi era lui lo stronzo. E quindi ce l'ha ancora con te, ovvio. Beh.
高校で陸上部のマネになった時もいろいろ言ってきてんだよね。私は部活の頑張ってる人の力になりたい。Che è una roba nobilissima。さっきのガムとか、多分あの子だね。少し粘着質なとこあった。Magari potremmo legare anche noi lei da qualche parte a un blocco di cemento, buttarla nel fiume。小さな仲間内でネチネチやってさ。もっと建設的なことしろっての。 Su quello sono d'accordo。 大人に説教されたらいいのに。 Duh。 将来が思いやられるなとか。 それ私が言われたやつ。 E c'ha ragione, c'ha ragione。 あ、そういえばごめんね。 あの頃さ、あなたのことを彼氏だなってさ、気悪くしたでしょ。 Ma no, a me non dispiace. Potrebbe essere un problema. Ne sono onorato, mi piacerebbe。Eccolo, subito in imbarazzo. Per ora zero. E chi ci sta giocando, tesoro? Parlo sul serio io. Vai tranquilla. Quindi sei libera, eh? Si dà il pugnetto qui. Yuko sembra agitata per qualche motivo. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. E ci mancherebbe anche, tesoro. Chissà, chissà quando è che potremmo avere una relazione. Di solito è 8-9 il momento in cui puoi scegliere di avere una relazione. Quindi ipotizzo sia sempre quello. Ci vediamo allora. Ciao ciao. Oh, che caruccetta. Quelle belle gambine, madonna mia. Quindi torna al dormitorio. Allora, se devo dirlo, ragazze solite sportive, un po' così, è sotto a CIE, ma comunque è un buon livello. Allora, ci darai il risultato delle tue visite? Perfetto, allora. Omedetou-ssu. Fukki menu ga yamazumi da. Ehi, ti eri spaccato due costole, voglio dire. Esatto. E su quello non ha tutti i torti. Davvero? Davvero, chi? Sì, ma tanto non ci sta con te. Ok. Che aspetto ha? Ma no, mi abbasso a livello di Junpei. Yamagishi Fuka. Sanin tomo shitteru ka? No. Yamagishi? Tashika ii gumi no. Nanka karada ga yowai toka de gakkou de wa amma minai you na. Ok. Ore tachi no ita byouin e kite ta rashii. Sore de tekisei ga mitsukatta. Shikashi soyou ga. Una che sta benissimo allora. Tatakai wa muri kamo na. Shoukanki mo yowai shitan da kara. Mo akiramechan sukka? Che stronzo. Junpei de merda. Ecco appunto. Nani? Sono kawaiso na doubutsu. Perché te lo meriti, Junpei. Te lo meriti. Minna yo. Ore o minna yo. Non mi giudicare, per favore. Ma il ragazzino. Allora, è solo una curiosità la mia. Quindi ora lui è a posto. Possiamo andare nel Tartaro? Tanto mi sembra che non abbia niente da fare oggi, proprio zero, anzi. No, se ci andiamo domani. Perché così il dopodomani è lunedì e ci prendiamo anche la bibita dall'infermiere. Ah, Paulonia. Ah beh certo, vuoi vedere che è ancora Tanaka? Eccolo appunto. Tanaka, mi spiace, ma molto probabilmente prima che io e te facciamo qualcosa ne passerà di tempo, immagino. Proverei a continuare ad aumentare un po' le nostre statistiche. E in questo caso continuerei ancora col sapere. Al momento, come dicevo, mi sembra la statistica più difficile da aumentare, visto che in classe ci aumentano il fascino. Wow, molto utile. Bon, e se tutto va come previsto, oggi andiamo nel Tartaro. Un messaggio? Da chi? Beh, forse riusciamo ad occupare il tempo. Ho ricevuto un messaggio. Qualcosa da bere. Oggi che fai? Se sei libero, andiamo da qualche parte. Fammi sapere entro il pomeriggio. Ok. Non adesso, ci penso. Prima vediamo una cosa.
Oggi non c'è scuola, la televendita sta per iniziare, ma onestamente non penso ci sia nulla di eccezionale. Invece il grembiule multiuso. Indossatelo, diventerete chef famosi. Oh santo cielo, che meraviglia! Ma aspettate, non è tutto! L'acqua mughi, quantità 2, 5.900 yen. Beh, siamo poveri, quindi haha, no. Non penso che il nostro legame si avvicinerà oltre. D'accordo. Come dicevo, vorrei provare però a farlo, solo per vedere se riusciamo poi ad avvicinarci, perché non c'è effettivamente motivo per il quale noi non ci dovessimo avvicinare. Una parte di me vorrebbe uscire con lui, ma mi viene anche l'idea che dovremmo provare a fare ancora lei, perché è anche l'unico confidant che non possiamo vedere dal vivo. E di conseguenza, se un rapporto fra di noi va male, non lo possiamo sistemare, perché lui magari mi chiede di uscire tante altre volte, comunque domani possiamo andare a scuola, siamo a posto. D'altronde vorrei vedere anche vecchietti. Non penso che il nostro legame si rafforzerà oltre. Ok. Beh, non posso neanche scoprire neanche se i vecchietti sono a posto, perché domani è lunedì. Giusto, oggi che siamo qui. Ah, ma allora non si può entrare qua. E niente, proviamo a fare Maya. Proviamo, solo per vedere se c'è da aggiustare qualcosa tra di noi. Perché se anche settimana prossima... però non lo posso testare. Mi dice che non è ancora pronto. Perdiamo purtroppo un giorno così. Vabbè, salvato, abbiamo salvato, proviamoci. Vediamo se riusciamo ad aggiustare il tiro. Sono nel dungeon di Shinagawa, vedo Maya, ho chattato con Maya e il nostro legame sta crescendo. Sento che il rapporto si rafforzerà presto. Ok, quindi era probabilmente un passaggio extra che ci serviva e basta, appunto, fine. Oh, eccoti qui. Andiamo nel tartaro? Usciranno domani, vero? Non credo di avere preso un'insufficienza, ma non sono riuscito a studiare come volevo per via del tartaro e tutto il resto. Probabilmente non dovrei accampare, scuse. Dovrò solo pianificare meglio il mio tempo. Come faccio io? Per riprendere del tutto il ritmo della battaglia, un giro o due nel tartaro non basta. Tu di voler andare tutti i giorni. Beh, se stanotte vorrai andare, fammi sapere, non vedo l'ora. Il piano è quello, anche perché non c'è nient'altro da fare. Quindi, regà, nel tartaro. Andiamo nel tartaro. Molto bene, ci vediamo nel tartaro a mezzanotte. Non tardare, informerò gli altri.